Nella tarda mattinata di mercoledì l'assessore Daniele Jalacque con il gruppo di intervento con a capo il dirigente della ripartizione faunistico-venatoria faranno un primo sopralluogo nelle zone di San Licandro, Rione e gli Astri per verificare la possibilità di installazione delle trappole per la cattura dei cinghiali. Intanto però i residenti sono terrorizzati, gli animali che prima si vedevano solo la notte adesso invadono la zona anche durante il giorno. Noi a pochi metri di distanza in linea d'aria abbiamo visto ripetutamente, in varie ore, prima nelle ore serali, ora anche durante il giorno, la presenza dei cinghiali. La mamma dei cinghiali è una bestia di enorme proporzioni, io non so, 300, 400, 250 kg, ma a vista incute già una sensazione di timore. Si dice che non aggrediscono se non vengono molestati. Ma anche lo sbattere di uno sportello di macchina può costituire una molestia nel momento in cui il cinghiale è insieme ai cinghialini. Quindi che significa la molestia? Capiscono l'insulto? No, capiscono il battere di uno sportello di macchina. E proprio lavoravano la terra per cercare qualcosa da mangiare. E chiaramente appena hanno sentito del rumore sono scappate subito. Non è una cosa positiva avere a che fare con questi animali. Noi speriamo che comunque il problema si risolva più presto, perché è diventato veramente molto lungo il tempo che si sono presi in questa amministrazione. Secondo gli esperti il numero dei cinghiali è aumentato in maniera drastica dall'immissione di animali importati e dall'allevamento legalmente fino alla metà degli anni 80 e continuato illegalmente dopo, assecondando le richieste delle associazioni venatorie a scopo di caccia.